Salve a tutti amici e ben ritrovati, io sono Mr. Terry ed eccoci qui per un episodio di FIFA 20 Moneta Allenatore. Siamo tornati a Mr. Terry e a Sovilan. Abbiamo fatto il mercato nello scorso episodio, mercato stellare che però ci ha ancora lasciato tanti soldi in cassa grazie alle vendite di Romagnoli, del De Silva, dei vari che non volevamo. E ora siamo qui alle porte del campionato. La prima sarà con la Juve, quindi prima giochiamo, prima ce la togliamo, credo sia meglio. Ho visto anche le squadre che, insomma, molti giocatori fortissimi in tutti in Serie A sono. Non è solo a tirare giovani forti, ma anche tutte le squadre come Inter, Milan, Juve, Lazio, squadre assurde in tutte le squadre, in tutta la Serie A. Quindi diciamo che sono un piatto pazzo, ci può stare. Va bene, sono quindi con questa squadra, con i colpi di Werner che prende panchina che vogliono giocare, Zielinski arrivato a zero quest'anno. E altri coppi secondari, oserei dire, come ad esempio Pavard come terzo difensore, visto che abbiamo tolto Romagnoli, Ramsey che è stato promosso in prima squadra, sperando che meriti il suo posto come diciamo, CCC di riserva, speriamo bene. Poi abbiamo preso Davis, ha davvero poco, un cilione che è molto forte, preso come esterno sinistro, che ci mancava diciamo, un esterno puro sinistro. E soprattutto come terzino sinistro, visto che ci sarebbe, sì, Nanzi che fa tutte le partite, c'è anche Costa che può fare un altro terzino sinistro, però uno in più non fa male. Noi torni di Rabeca e Arpe, che non so se vendono oppure ti danno in prestito oppure no. Perché mi serve magari un altro attaccante, un terzo attaccante, per sicurezza, però lasciamo stare questo per ora. Concentriamoci sulla Juve, quindi prendo il mio bel caffettino per essere svelo sveglio. Anche per un caffè, va bene. E andiamo a affrontare la conferenza stampa con i giornalisti che mi danno i complimenti. Noi siamo pronti, se volete possiamo cominciare con le domande. Ci ha fatto bene. Punti vanno a vincere tutto. I giocatori daranno tutto. Noi avremo la più alta l'anno scorso per essere migliori, magari allora ci campioni, chi lo sa, chi lo sa. La squadra di Madrid ha messo un top back, la squadra molto da fare Monti. Saprà dimostrarsi l'altezza di questa squadra. Do fiducia a Werner anche se non giocherà la prima partita perché Cavani vuole dare spazio e aiutare un po' la squadra come sempre. Addirittura meglio non affrontare i tempi, visto che lui è arrivato da poco e difesa è un meccanismo molto più difficile che in attacco, quindi diamo tempo ma giocherà pure lui. Bene, grazie a chi per le domande Bene, e direi che arrivederci. possiamo chiudere qui. Ciao ciao Grazie a ciao tutti. ciao 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 fa così oh, mi ha pronunciato fino a un dollo. Bene, la squadra è questa di qui. Andiamo. Obiettivo Tito per il Milan, cioè. Bene, affrontare la Juve e poi Montecalcio. Vediamo un po' se quest'anno la nostra squadra riuscirà ad essere a livello o meno. Vedete già ci guarda male a belli liberi, dice, ma che cosa vuoi da me? Io ti faccio nero come me. Bene. Incrociamo le dita e spero che questo inizio del campionato sia piacevole. Tanti discuti di interesse di questa sfida a partire dai duelli a distanza che potrebbero rivelarsi decisivi per il risultato finale del match. Siamo a San Siro, nella Scala del Calcio. Bene, San Siro stracollo, attimo in casa contro la San scorso Siro messo in festa campione per questo match, di atmosfera rumente sulle Montecalcio. tribune, ancora Chiaro pochi dovrebbe essere istanti portato prima a stare, del che è via. venuto tempo di Un fila per grande stare già benvenuto a tutti gli amici da stelle. casa, Mamma mia, Piero non Gipardo c'è e Stefano Nava niente. pronti a raccontarvi questo Dancaldara, visto match. che è Zielinski ha Comincia preso il ufficialmente la Serie A posto per di queste due onore squadre, di a caccia buonaventura dei primi tre che è punti venuto a per Caldara. iniziare la loro avventura nel migliore dei Speriamo modi. bene. Sfida ricca di contenuti. La prima giornata di campionato è sempre piena di incognite. Le squadre sono ancora a caccia della loro condizione Stiamo migliore. calmi, la Le gambe Juve non è una girano come squadra si spettacolare, vorrebbe, le sicuramente, sue prese sono potrebbe. dietro l'angolo. Speriamo che vada Certo è bene, va. che entrambe punteranno a iniziare bene, magari con una vittoria. No, lì la Palo donna, le donne, perso. vuoi darla. Occhio al movimento dei compagni. Marcial dice di no con Ci questo stiamo intervento. subendo. La nuova è forte, però stiamo subendo tantissimo, ragazzi. È dura, è dura. Occhio al cross di Dybala. Non si fida, Vai Belly. spazza via di pugno. Grande Belly che va alla vantaggio. Poi te contro Belly, che non c'è nessuno sulla destra. Capisci Campo a se non c'è questo disposizione. Può spaziale. metterla in No, 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 mezzo. no, no, no. Grande Zizio. CR7. Super ciccio Donnarumma. Allora, vede Zielinski. Taglia lunga per Jesus Zielinski. che fa mai fuori da loro. Jesus, Gabriel Jesus, Jesus. Jesus. Rigore.
rigore. L'arbitro indica il dischetto del calcio. Poi la riusciamo a fare l'estero di rigore. Il difensore è entrato davvero male. E lei ha fatto il punto, ha fatto il bello atteggiaggio che mi sono detto. Dove volete? Batte Gesù, se no. Arbitro che assegna il calcio di rigore, c'è il cartellino giallo, giallo per il difensore. Decisione corretta, giusto sanzionare il fallo con un penalty, giusta anche la munizione. Me l'ha parato. Parato il calcio di rigore. Non riusciamo mai a battere il secco. Occhio a questo calcio d'angolo, sono caccia del gol del vantaggio. Buon intervento. Porca la serie, poi adesso ci da deviarlo. Ma come? Su Gaia, ma è mancato Gaia. Bentancur. Fermalo. Bentancur. Ho visto che Giorgio si è stato di fermi, là credo che c'è un momento critico, guarda, c'è il momento critico, no, 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 con la tira di sinistro, Bentancur di sinistro. Il merito del gol va dato all'autore del passaggio, ha dimostrato una visione di gioco incredibile. Andiamo a vedere, hanno aperto le barche, sfuma la possibilità del contropiede, bravi difensori. Non va bene, il tempo un po' assente. Si chiude il primo tempo, squadre che tornano. Due veri, insomma, non può far giocare. Mi dispiace, mi serve così in più davanti. Timo, è il tuo momento. Quelli che ho sbagliato ci ha uccisi. Troppo basso. Non posso troppo al butto. Timo, sei entrato, forza dai. Col 26. Tutto pronto, si parte, farà con il secondo tempo. Tutto perché? Manca tempo, quello che manca. E c'è centrale il soli. Grande Mattia. Grande Mattia, Timo. Molto tutto. Questo è il prossimo avversario dei padroni di casa nel prossimo turno di Serie A. Ah, perché si è stata in linea? Chiesa. Ma dell'ora. Non è fuori gioco. No, non è fuori gioco, non lo era. Che ferma tutto. Fuori gioco, ma che brivido. Sembrava poter andare, ma... Attimo, prima pensi i movimenti, no? Che aspetti lì. Non ha avuto dubbi l'arbitro dopo la norma. Guarda Drax subito inserisce. Drax, fra le linee, contro De Ligt. Draxler. Ligt è più forte, ma Leao. No! Che mi ha preso Szczęsny! Palla che è morto qua. Fallo, fatto a fallo. Occhio perché l'arbitro potrebbe anche estrarre un cartellino. Ah, a me ce l'elite così. E viene dunque inserito fra i cattivi, cartellino giallo per lui. Speriamo per lui che il suo nome non compaia due volte, altrimenti è fuori. Grazie, si può Draxler. Girare. Ah, ce l'ha lì. Però ancora Draxler. Spazio per andare. E Zielinski! Un pareggio arrivato. Il 1-1 il pareggio all'81esimo del nuovo arrivato. E questo è il giusto premio per gli sforzi fatti. Grande Zielinski. Bravi. Chissà che pareggio a questo punto non vale la pena. Questo ho sperato, il passaggio della speranza. Adesso che lo rivedo mi sento di assolvere. Sai, insomma, chi è sempre? Davvero poco io. Su questa conclusione 1-1 forza ragazzi, forza metta molto pareggio, va, pareggio sbagliato, hanno pareggiato dunque 1-1 non stavi a guardare da qui 1-1 hanno scritto molto il primo tempo perché veramente la squadra non c'era, non c'è stata, non riuscito a giocare bene la squadra, c'è un rigore, segnavano un rigore magari cadeva un poco, ma comunque nonostante 1-0 la squadra non ha mollato. Visto bene, molto bene Werner nei cambi stretti, Zielinski che ha fatto gol al debutto, Draxler è stato bene, ha fatto l'asse che devo dire. Bene, speriamo che questo campionato inizi bene, visto che la prima volta abbiamo perso e mi sono andato a giocare bene, ma noi riusciamo a essere un po' più concreti. Lazio Spal 3-0, Parma Inter 0-4. Ancora adesso ci sono i preliminari di Champions. O siamo diretti, perché in teoria la nuova forma non siamo diretti. Non so com'è qui su FIFA. Siamo in compagnia del mister per le prime impressioni a caldo sul match appena concluso. Ma che modo desiderare? Può fare di più il ragazzo. Ho visto già delle ottime auto potenziali. Ho visto già buone cose fatte da lui. Quindi diamo di tempo per entrare in quella squadra. Carre, ma non ci credo che sia posta quella giusta per debuttare, sia una difficile. E inoltre che ninca lo dai papà. Eh sì, Caldara veramente, no? Tutti, a meno che si sta no, com'è che. Può solo migliorare. Caldara è un grandissimo giocatore, ha fatto bene, perché devo dire che ha fatto male, ha fatto benissimo. Grazie ancora per il suo tempo. Grazie a lei, arrivederci. Ok, mister, ti ringrazio per aver giocato, sono contento per te. Prestazione adorevole, no, ho fatto niente, vale. Russo in prestito,
Fatto per Pizzari, sempre presto, ma io tipo lo voglio vendere Pizzari. Io l'ho messo in vendita, perché mi dà sempre prestiti ora? Aspettiamo un po', lasciamo lì magari. Allora, che offerta in caso lo diamo in prestito per farlo giocare? Allora, diamo i nostri. Zizio può un po' migliorare, quindi lasciamo tuffo 99, magari arriva al 100, arriverà. Va bene, la prima partita difficile è andata, andiamo avanti con il calendario, c'è anche un'altra offerta. Vabbè, è la stessa cosa. Offerta spendo per cadere a Barcellona, quando 3 milioni, ma io rifiuto. Ma vado via a Barcellona, il mio capitano, ma veramente, va, cosa volete? Ma cosa volete da me? Andiamo avanti ancora. Vediamo un po' come il calendario queste partite sportate che avremo in Champions. Va. Vabbè, abbiamo Red Bull Salisburgo. Bene. Il Lipsia, sempre Red Bull Lipsia. Abbiamo due squadre di Red Bull. Tedesca e austriaca. E la terza è il Manchester. Cioè, abbiamo... Ma che cosa abbiamo? Un cimone di ferro, raga. Posso vedere la Champions? Potrei vedere la Champions League. Perché io ho il Red Bull Lipsia. Il Milan. Il Manchester United e Red Bull Salzburgo. Vediamo un po'. Cioè, perché? Allora, questa è l'Europa League. Allora, questo è il mio girone. Sono girone l'ultimo. Qua per esempio a me. Arriva di Ajax. Questo qui è pure un girone di ferro. Qua Barcellona, Napoli, Benfica. Pure un altro girone, diciamo, non di ferro ma difficile. Per Monte Calcio, Bayern, Valencia, Spartan Mosca, City, Monaco, Bruges, questi qua giocano in meglio, scusate, c'è solo il City fortissimo, Monaco buon livello e poi Bruges per Besiktas di scarsa, scusate. Liverpool, Leverkusen, PSV e Dino Kiev. Dortmund, Tottenham, Olympique Lyon è stato un po' difficile. Poi Milan, Lipsia, Manchester United e Salzburgo. Real Madrid, Inter e poi una volta come l'Inter, diciamo, bene. Cioè, sono tutti un po' difficili, sono molte squadre forti, però mi aspetto un po' di meglio, cioè, spero che l'Ipson sia così forte come in realtà. Grazie per essere qui oggi, possiamo cominciare. Stava a dimostrarsi all'altezza, ancora vado, se non c'è giocare, non so quanti. Anche se io non so rischiare di complicarsi. Ma che niente. Ma poi certo, la squadra ancora ha iniziato il campionato. 1-1 contro il Piemonte Calcio, cosa volete di più? Ma veramente, che ne fate? Non ti Brescia, siamo pronti come sempre, fatto in questo derby, parlo. Scusa. No, sono direi di far giocare su Pavarte, anche se non so chi toglie. Magari potremmo togliere Sanchez. Che... Bene, ha fatto i cambi, soprattutto venne a posto di Cavani, cioè prende il suo posto, Pavarte ha messo a posto di Sanchez e poi ha messo in panchina a posto di Leao della Lega. Voglio provarlo com'è, visto che anche più tutti si adesso che sinistra, quindi è meglio avere lui in panchina che altri. Notare il Brescia senza orfani Balotelli, vediamo come andrà a finire. Jesus, non guardarlo male, non è altro che ecco, alzi, un altro livello. Ci attende un match tutto da vivere, due squadre pronte a darsi battaglia e a regalare spettacolo, non cambiate canale. Ronaldo Junior. Comunque c'è qui la strada del Brescia, dico, non ricordo mai il nome, deve essere da, non dall'Ara, dal Bologna. Brescia non mi ricordo. Pochi istanti ancora al calcio d'inizio, clima stadio sempre più romano. Un saluto da Piero Gipardo, accanto a me, come d'abitudine. Stefano Nava per il commento tecnico. La Serie A pronta a prendersi la scena con questo match che dovrebbe regalarci la squadra, non forte, ma si sfidano Brescia e Milan. Sarà il derby, non parte. Punti in palio per questa sfida. E il Milan dopo il pareggio tra Juve. Dando quei segnali, ma sarà attenti. Ora a battere il Brescia. Sarebbe morale, fiducia. Tutto il gruppo di Luca Toni. Il computer si è divertito, ha messo questa stracittadina subito la seconda giornata. Vai Belli, che la mettiamo lì. Belli, Belli. Non può essere Kleber, non può essere veloce. Belli, cerca Chiesa, no. Palla pericolosa. Avanti. Chiesa. Werner. Ritrae indietro il pallone Werner. Al compagno. Werner. Si può girare. Il pallone del possibile vantaggio. La botta. Difensore chiude. Perché se non fa segnare a Werner. Sento già che è forte questo. Occhio al cross in mezzo. Arrivaci, no. Occasione. E lo so, Petronelli. Presupposti vai Timo, vai oggi. Timo. Ci sono tutti. La botta. Mamma che sta filare. Il portiere che dice di no a questo mamma tiro. Che pronto, reattivo, eh.
Non era una parata impegnativa, era stato bravo comunque a rimanere concentrato. Nulla di fatto qui. Lasciala fuori, ma lasciala fuori. Maledetto. Non è fallo, eh. No, non è il fallo. Ma mosce pure. Si riparte dunque arbitro. Con il calcio di punizione contro il Milan. Che no, la dà per Jesus, perfetto, Jesus indietro. Per Chiesa! No, ma che aspetti poi il ferito? Palla spazzata via, poteva essere una buona occasione. Contra... Palla fuori, vabbè. La palla non esce, bravo Pavarta. Punta. Mi stiamo schiacciando tutto, Zielinski. Prova la botta! C'era tutta la potenza forza, in questo tiro. Visione. Peccato per la mira leggermente imprecisa che ha impedito al pallone di infilare... Palla consegnata agli avversari. Ok, 0-0. Molto male. Volevo fare più gol. Ancora siamo un poco bloccati. C'è un attacco. Dobbiamo sfogarci. Dobbiamo golfarci. Ok, nuovo amici 1-0. Lazio 1-0. Frentina perde. Il cambio non sento di fare. Forse lui sarebbe calzare. Però per la munizione si rompe un sensore. Lasciamo lì per ora. Va. Anche mi è molto ordinato. Vai, Gabi, lasciamo lì. Werner ti gira la botta ancora. La conclusione senza nessuna difficoltà. Una sicurezza. Cioè, no, non c'è nome vantaggio. Oh. Buono questo passaggio. Vabbè. Si sblocca dunque il risultato. Se guardiamo le occasioni non è proprio meritato, ma insomma il calcio ha un valore relativo. Vabbè. Allora, c'è Chiesa che è morto. Chiesa, grazie. Della Vega, lo metti a posto di Jesus. Che mi sta facendo oggi è Tonali per Zielinski, che è più stanco di Zielinski. Immaginavo che era sera i numeri non si vincono le partite, servono i gol, e loro hanno fatto esattamente questo. Grazie. Cavolo pallone, Madonna, Werner. Pallone Werner. Attenzione, tutto la botta! Cavolo, sì! Grande Timo, che gol ha fatto! La pila! La pila stavolta! Penso che anche il pubblico, le tribune, grande donna! Grande, bellissimo assaggio! E boom! Stiamo rivedendo, è stato molto bravo! Grandissimo gol di Moderne, che si sblocca lui, sblocca il nostro Lino Canisei! Apparentemente semplice! Dai! Matteo che mi ha dominato, perde così con le polle. Hanno pareggiato dunque 1-1. Ti porta il pallone fuori. Errore che non forzato questo. Vai Belli, l'ultima cavalcata, Belli, l'ultima cavalcata, vai Beleon. Lo so che sono l'ultima cavalcata. Belli. Draxler. Oh, arrivaci! Diventa un'azione davvero pericolosa. No? 2 minuti ancora da giocare. Vediamo quando servirà l'extra time. Padro Werner. È la doppietta. È il vantaggio. Sì. Eccolo, sì. No, si era malissimo. Non succede. Tranquilla registrazione. Porca, spero che sia poco il momento in cui si era così male. Speriamo. È un gol. Comunque, 2-1, continuo a perdere. Probabilmente hanno anche saputo approfittare di un momento di disattenzione degli avversari che ormai si aspettavano di concludere la partita in parità. Cavolo. Ma da bene che vuole fare un altro gol. Va che veniamo a fare la tripa all'esordio da Tolare. Non lo potremmo fare. Triplice fischio e tutti negli spogliatoi. Finisce qui. Hanno offerto una buona prestazione, quello che più conta è aver vinto il derby, una gara dai mille risvolti psicologici davvero molto importanti. Il calcio anche voi ragazzi, io ti compro e ti vendo all'estero, non posso così qua ogni volta ne faremo le partite all'ultimo, cioè guarda, tutta azione io, poi dal cavolo e proprio nessuno, c'è Timo Werner che fa doppietta e sarà questa partita, meno male. Ci abbiamo dominato, ci sette in porta, questa palla pure, no, soprattutto l'abbiamo fatto, va. No, 2 tiri, uno in porta. Non ci voleva, cioè, veramente è inaccettabile. Non mettiamo certo la sconfitta contro questa squadretta perché ha il vuoto e quindi tira perfettamente sul primo palo. Ah, salve a tutti. Salve. Siamo in compagnia del mister per le prime impressioni a caldo sul match appena concluso. Oh, fendo, siete contenti? Può fare di più, vi metto sotto due. Che è il motivo per cui l'ho comprato, ci penso che ha fatto bene, non posso lamentarmi. Ha fatto bene anche a sinistra, a parte il gol di Yaye. Poi ho giocato Sanchez, ho giocato Yaye. Papà, non posso togliere Caldera che è capitano, scusatemi, ma che domanda è?
Perché si incavolano? Io mi incavolo di una lista con te. Werner è stato straordinario. Grande giocatore, grande colpo che si esprime. Un nuovo Cavani. Spero che lui possa fare il record in Serie A. Grazie a Rebato. Grazie andiamo avanti. Ok, siamo ai fine mercato. Con la Milan che ora è ottava. Entra ancora dove poi gioca la Juve. Ci sta che siamo lì dietro. Qua i ragazzi crescono. Quindi lì cresce molto bene. Ed è una squadra, diciamo, alla fine tutto sommato buona. Drax, non so se è il mio trequartista adatto per sostituirmi il Chiesa, però diciamo adesso panchina va bene. Non avere nessuno in magari adesso mettere Harp, come quando giochiamo con la squadra secondaria, e mettere Harp e Werner. Werner davvero ottimo acquisto, un tiro che quanto è il tiro lui? Tiro 84, sicuro si stesso solo 84, l'attività 92, si stesso 84, c'è scatto. Agilità, accelerazione, esposizione, attacco, tutto, controllo palla, ottimo, dribbling, finalizzazione 88, potenza 80, solo, vabbè. Beh ragazzi, che dire, penso che questo possiamo chiudere tutto, Iago non mi interessa più, come sta in prestito, va bene, ok. Allora, andiamo avanti fino all'ultima giornata. Certo non saprei chi altro potrei comprare, vediamo un po' la data che prende Haaland. Il Benetton ha venduto il giocatore, Xavi è un altro, Bologna ha venduto solo Dominguez, si è fatto i soldoni, il Brescia non ha preso hotel, ha preso altri, ma rimane agli è. Il Cagliari vende Barella, chi è andato a Barella? Beh, comunque, poi il Fiorentina vende Vlahovic Pedro, che volevo io, ecco che non trovo più, ha preso solo Watkins. Il Genoa è sceso a Zapata, vabbè, però non è un giocatore, poi va bene. Inter prende i Uobi, Belotti e Witzel, vendi Cardi e Lazzaro. Ecco il cambio dei Cardi e Belotti, sai, chissà se pagherà. Lazio vende Tracoscia, come nessuno, il Milan che ha venduto per altri giocatori forti, Var, Davis e Werner, e vende solo Romagnoli, già si è fatto tutto, cioè vende 50, Pavard 20, sono circa 70-80 milioni, 15 Davis, 95, quindi sono rifatti perfettamente. Müller del Napoli insieme a Chilwell, la Roma che ha fatto, io ho preso Gagliano, non vende nessuno, con la squadra con Joelton, Dominguez e Quina, una squadra che si è rinforzata, speriamo di fare bene. Il King va in prestito bene, quello invece ha un po' spassato con il Napoli. Ed è stato l'ultimo acquisto, i grandi qui sono stati Rodri, Fernandes e la Manchester Romagnoli. Bene, altre notizie, va bene, entriamo in volo di Tejes. Io devo lasciare qui tutto per ora, come tutto così com'è. In un altro episodio parleremo dell'ultimo colpo da fare, se dovremmo fare, oppure lasciamo così, vediamo a gennaio cosa combinati. La squadra c'è, è ottima. Scusa, Cavani, teniamo in panchina, mettiamo Werner. Mette il posto, Leo è sempre triste. Leo, che devo fare? Fatto giocare, Tony può giocare, che cosa volete? Mi sa che devo pensare ai ingaggi, diciamo, di questi giocatori. Harp che persona è felice, Leo perché poi triste, perché sei più problema di ingaggi che di contratti, diciamo. Che altro, ma lasciamo tutto questo alle mittere del futuro. Quindi concludiamo qui il video. Io invito a lasciare un like se il video vi sia piaciuto, a commentare, a dire la vostra. Se non avete fatto, iscrivetevi al canale, mettete la campanellina, così per ricevere notifiche dei video che usciranno. E anche perché, per apprezzare Werner, vedete Werner, grandissima coppa a 50 milioni, ma niente. E vi ricordo anche di seguirmi su Twitch, da fare live, e su vari social come Twitter, Instagram, Facebook, così da sapere il prossimo lavoro. Detto questo ragazzi, al prossimo episodio, da vostro Terry. Passo e chiudo.